Benvenuti. Siamo nella sala prove dell'acciaio. Questo è un ambiente molto particolare, che è stato appositamente progettato e costruito per cercare di conoscere al meglio il comportamento dell'energia acustica degli strumenti suonati dal vivo e per cercare di migliorare le tecniche di ripresa. La cosa molto importante è che in questo ambiente, che poi vi spiegherò come è costruito e le ragioni per le quali è costruito in questo modo, è un ambiente che permette a tutti i musicisti, nella loro posizione, di poter sentire e suonare in un ambiente acusticamente, in un campo acustico particolarmente regolare. Ogni musicista quindi percepisce, ascolta e suona ben conscio del fatto che vive, percepisce il suono e la musica in un ambiente acustico che varia non più di 3 dB, ed è una cosa veramente molto molto notevole. Bene, e tutto questo ovviamente è estremamente importante, perché comprendere anche tutto quello che avviene prima del microfono e durante l'emissione dell'energia è estremamente significativo per la realizzazione poi dopo di quelli che sono i nostri diffusori acustici, che sono realizzati tenendo conto in maniera molto notevole non solo di quelli che sono gli aspetti legati alla classica elettroacustica e all'elettrodinamica, non solo riguardo a quello che è la parte di acustica dell'ambiente d'ascolto, perché l'ambiente d'ascolto, appunto a maggior ragione, è un elemento estremamente importante e che causa una notevole quantità di problematiche, e anche ovviamente per quanto riguarda la sintesi percettiva che il nostro cervello effettua quando ascolta della musica. Bene, vi dicevo che Chario ha progettato, Mario l'ingegnere Burace naturalmente, ha progettato questo ambiente cercando di realizzarlo in modo da, prima di tutto, eliminare la possibilità che si vengano a creare delle onde stazionarie. Quindi, diciamo così, delle frequenze che, semplificando, che rimbalzando tra due superfici riflettenti parallele, come per esempio il soffitto e il pavimento, ovviamente causino una elongazione, un allungamento della quantità dell'energia stessa emessa da tutti gli strumenti. Allora, vediamo un attimino, per esempio, il soffitto di questo ambiente, come potete vedere, è realizzato in modo da avere queste vele, queste superfici che sono totalmente curve, che eliminano il parallelismo tra il pavimento e il soffitto stesso. Questo vuol dire che tutta l'energia acustica, quando incontra queste superfici, invece che rimbalzare, invece che creare un flusso continuo di andate e di ritorno di energia, viene ridistribuita in maniera casuale, in maniera random. E questo permette quindi di conservare questa energia, ma di far sì che questa energia non danneggi quella originale, proprio perché è ridistribuita in modo casuale. Questo è un elemento molto molto importante per riuscire a fare in modo di controllare come questa energia viene gestita. Poi un altro importante parametro di questo ambiente d'ascolto sono che, per esempio, le due pareti laterali sono gestibili, aprendo o chiudendo più o meno le superfici assorbenti rispetto alle superfici riflettenti, e questa parete in modo particolare, dietro a questi tendaggi, che hanno ovviamente una massa ben precisa, un peso ben calcolato, dietro ci sono delle superfici assorbenti più ampie, delle masse molto più ampie di materiale assorbente, quindi di materiale acrilico assorbente, che limita ulteriormente le problematiche sulle basse frequenze. Un altro degli elementi estremamente importanti è rappresentato da queste due enormi trombe inverse. Queste due, che sono, come potete vedere, veramente molto grandi, sono alte 2 metri ed è anche molto ampie, permettono di convogliare l'energia acustica alle frequenze più profonde, cioè quelle che hanno una lunghezza d'onda molto lunga.
e riesce a evitare che la massa d'aria, tutta la massa d'aria presente in questo ambiente, che è ovviamente facilmente calcolabile, in casa vostra voi prendete le misure della superficie, moltiplicate per l'altezza a cui sta il soffitto e avete la quantità in metri cubi di massa d'aria presente. Questa massa risuona. Non è possibile evitare questo problema, e questa massa d'aria che risuona qui non c'è. Perché con queste due grosse trombe, chiamiamole trombe inverse per semplificare il concetto, riescono a catturare questa risonanza e a fare in modo quindi che il musicista, i musicisti che qui lavorano, riescano a lavorare, come vi dicevo prima, in un campo acustico estremamente corretto, dove non ci sono risonanze ambientali e dove sono in grado di percepire al meglio quello che stanno facendo, la musica che stanno suonando. E questo, come vi dicevo, è di un'importanza enorme per capire poi come in Ciario dobbiamo lavorare per comprendere i problemi dell'ambiente d'ascolto, e noi sappiamo perfettamente che ciascun ambiente d'ascolto ha i suoi problemi più o meno gravi, più o meno intensi, e lavorare in modo di costruire dei diffusori acustici che il più possibile o correggano questi errori, come nel caso di una Serendipity, di una Sovra o di un Usamaggio, oppure che limitino il più possibile i danni che l'ambiente genera. E questo, la ragione è la filosofia di base che ci guida da 40 anni ormai. La filosofia di base è quella di riuscire a creare una riproduzione in ambiente domestico che sia il più possibile scevra da qualsiasi forma di interpretazione da parte del diffusore. Ovviamente i miracoli ancora non riusciamo a farli, no? Ma però quello che è certo è che riusciamo a ridurre in maniera veramente significativa tutti i problemi dell'ambiente, ergo riusciamo a effettuare con i nostri diffusori una riproduzione domestica in ambiente chiaramente non curati acusticamente, perché nessuno di noi o ben pochi di noi hanno la fortuna di avere un ambiente dedicato alla musica, alla riproduzione, e quindi un ambiente in cui possono agire acusticamente per ottimizzare i problemi dell'ambiente stesso, ma quasi tutti, ciascuno di noi deve condividere questa passione in un ambiente domestico, che può essere il salotto, non so, può essere la camera da letto, qualche volta può essere qualsiasi altro ambiente, una living room del nostro appartamento, della nostra casa. E quindi occorre fare in modo che il diffusore riesca il più possibile, come dire, a limitare i danni, a fare in modo che noi, che ascoltiamo la riproduzione con Ciario, riusciamo a percepire un messaggio che non sia interpretato, che non dia alcuna forma di interpretazione a quella che è la riproduzione stessa. E per noi questo è molto importante, perché riteniamo che sia l'artista, che sia il conductor, il direttore d'orchestra, a determinare l'interpretazione di ciò che sta suonando, di ciò che sta eseguendo. Questa è il concetto, no? Quando noi ascoltiamo, non so, la Sinfonia Fantastica, l'avete sicuramente, la conoscete, l'avete sentita, diretta da Pierre Boulez piuttosto che non da Furtwängler, e andremo a vedere che ci sono delle enormi differenze, per esempio in termini di tempo, in termini di lunghezza dell'esecuzione, no? Di beat, di battito dell'esecuzione. Allora, questo è veramente significativo, ed è giusto che il direttore d'orchestra, il cantante, il gruppo musicale, la band, la big band, chi vogliamo, esegua con la propria interpretazione, perché a questo punto sta facendo qualcosa di veramente artistico, sta realizzando qualche cosa che dà la sua interpretazione a ciò che ha scritto Beethoven o che ha scritto Wagner o che ha scritto Berlioz, come parlavamo prima. Ma perché no, dai Beatles ai Pink Floyd, agli Stones, tutto questo deve essere nelle mani totali del direttore d'orchestra, dell'artista, del cantante. Noi non possiamo arrogarci il diritto di creare un suono, di creare un'interpretazione. Senti, questo è il suono che fa la Ciario. No, questa è una sciocchezza. Ciario esegue in maniera totalmente scevra da interpretazione, perché noi dobbiamo essere in grado di capire, di gioire dell'interpretazione musicale che viene data da ciascun singolo artista. Ecco, questa è un po' la filosofia di base che permea la nostra azienda ormai da 40 anni. Senza dubbio suonare in una sala che favorisce l'acustica in questo modo, quindi senti veramente bene, il
il tuo strumento, nel senso il mio strumento e gli strumenti degli altri, quindi tutto questo ovviamente aumenta l'espressività del musicista, quindi riesci a sentire meglio il brano nell'insieme, quindi non senti come in tante sale magari senti quasi solo il tuo strumento oppure devi sentire il frastuono e continuare ad alzare, no? Qua in realtà senti ogni singolo strumento e lo senti bene. Io non ho mai usato una spia qua dentro, quindi sento benissimo tutto dal naturale, anche se vabbè ci sono degli amplificatori, però si sente, cioè l'audio sicuramente ti fa suonare bene, ti fa esprimere al meglio. Poter suonare in un ambiente così omogeneo e compatto ti dà un vantaggio di facilità di ascolto degli strumenti che ti circondano e soprattutto la facilità di ascolto della tua voce, che in altri ambienti è molto più complesso e non c'è bisogno di un'amplificazione particolare o comunque un'amplificazione con volumi elevati per poter ascoltare tutti gli strumenti, quindi è molto più semplice e come posso dire vantaggioso poter lavorare in una sala così, perché puoi suonare in qualsiasi punto della sala e avere sempre la stessa qualità di ascolto di tutti gli strumenti che ti circondano e quindi poter eseguire in modo molto più facile le performance senza star lì a romperti i timpani per poter ascoltare gli altri. Comunque è molto soddisfacente suonare in un posto così. Very nice. Bene, dopo l'interessante presentazione di Carlo Vicenzetto, ci siamo trasferiti all'interno del laboratorio ricerche, dove Mario Marcello Murace, responsabile di ingegneria elettroacustica e psicoacustica, ci spiegherà cosa c'è dietro le quinte. Allora Mario, Chario Rehearsal Room, quando, come e perché? Grazie. Premetto che sono restio nel concedere interviste perché sono un tecnico e di tecnici non sono soggetti funzionali né al marketing né alla comunicazione, in quanto sono asettici, noiosi e indossano sempre i camici bianchi. È vero, ma tu non indossi un camice bianco e le tue spiegazioni sono comunque necessarie. Sì, ma le parole di un tecnico sono, come dire, come le medicine omeopatiche, fanno bene soltanto se assunte in dosi infinitesime. Comunque, la nostra Rehearsal Room è un'estensione di questo laboratorio e non è stata progettata impiegando lana di roccia, contenitori per le uova e pannelli in poliuretano, materiali impiegati per ottenere una risposta standard, garantendo soltanto un tempo di riverberazione adeguato, secondo l'approccio classico. Termine classico nel senso vero del termine, in quanto il controllo del campo acustico è nato con i grandi teatri del 7-800, il cui obiettivo era essenzialmente intelligibilità delle voci e volume sonoro. Quindi l'approccio classico è superato? No, non esattamente. Questo tipo di progettazione è tutt'altro che errato, anzi. Il problema nasce dalla scalatura. La scalatura delle dimensioni dai grandi spazi ai piccoli spazi. Se il fine è il controllo dell'isolamento da e verso l'esterno, non ci sono problemi. Viceversa, i conti non tornano se il fine è il trattamento di informazioni musicali. Per quale motivo? Perché le grandi dimensioni delle sale da concerto allontanano massimamente ogni sorgente dalle superfici di confine. Di conseguenza, le alterazioni subite dalle riflessioni, essenzialmente provenienti dalle pareti e dal soffitto, seguiranno l'informazione di primo arrivo, che è lungo la congiungente ottica ascoltatore-sorgente, con un notevole ritardo temporale. Negli ambienti domestici, le ridotte dimensioni cambiano sia l'effetto sia il peso percettivo delle riflessioni, le quali avvengono necessariamente con dei ritardi temporali esigui, date le modeste distanze che devono percorrere. Quindi il fenomeno è qualitativamente diverso. Esatto. L'evento acustico
assume altre connotazioni e la sensazione sonora associata induce una risposta emotiva anch'essa diversa. Siamo di fronte, come dire, a un'altra cosa. Una o più sorgenti acustiche in un ambiente di ridotte dimensioni costituiscono un fenomeno percettivo che è molto più complesso di quello presente sia in auditorium sia all'aperto. I criteri classici non sono più validi. Con un rigore formale, che comunque nulla aggiunge al nostro intuito, diremmo che il teorema ergodico non è più valido. Parola decisamente strana. Un aiuto per comprendere meglio? No, nessun aiuto. Altrimenti scadiamo nel formalismo pedante dei tecnici in camice bianco. Chi fosse interessato può approfondire l'argomento su Google. Ripeto, teorema ergodico. Non più valido per spazi confinati di ridotte dimensioni come i normali ambienti domestici. Oppure gli uffici, i laboratori come questo, i piccoli magazzini, le sale convegni, eccetera. Ora, la procedura standard prevede che una volta ottenuti i valori di progetto per un dato ambiente, sia possibile inserire una sorgente qualsiasi in un punto qualsiasi. Ovvero, per l'ipotesi fondamentale, il controllo del campo acustico non è legato al tipo di sorgente. Anche perché sarebbe un senso matematico allineare i dati per un violino e poi ritrovarsi a carte 48 se insieme al violino suona anche un violoncello. Quindi è corretto concepire l'acustica della stanza indipendentemente dalla sorgente. Sarà anche corretto, però se i conti non tornano... Non tornano perché è la realtà musicale che è diversa e il computer simula condizioni che non corrispondono al vero. In presenza di eventi musicali il nostro sistema uditivo usufruisce di, come dire, un bagaglio aggiuntivo di informazioni che sconfinano nella sfera psicologica. Quindi i modelli di calcolo che trattano esclusivamente grandezze fisiche sono alle strette. Come si risolve il problema? Ma risolvere è una parola impegnativa. Affermo solo che la ricerca condotta per oltre 30 anni mi ha convinto dell'esistenza di alcune verità primitive, cioè non dimostrabili, che sono detti postulati. Tali per cui, appunto per questi postulati, esiste nella nostra mente uno schema percettivo che noi attiviamo a più livelli di consapevolezza per comprendere il messaggio in arrivo. Per fare un esempio? Prendiamo noi due. Supponi che ci sia la finestra aperta. Un motorino sfreccia per strada e interrompe il nostro dialogo. Il tuo sistema orecchio-cervello attiva immediatamente uno schema percettivo costituito da blocchi di elaborazione che si susseguono nel tempo. Poiché il motorino è un fastidio, e non ci sono dubbi, la tua mente non si attiva completamente e dopo i primi blocchi di elaborazione si ferma aspettando che il motorino se ne vada. Al contrario, fai conto di essere al bar, stai sorseggiando un caffè e senti provenire dal sistema di diffusione uno dei brani preferiti, uno qualsiasi. Paf! Il tuo sistema orecchio-cervello riparte come nel caso precedente, ma avendo riconosciuto la diversa natura dello stimolo, la tua risposta sensoriale ed emotiva è diversa e la sequenza dei blocchi di elaborazione, a questo punto, potrebbe teoricamente diventare infinita, al punto che la successione data da riconoscimento dello stimolo, elicitazione sensitiva ed accrescimento emotivo si protrae anche se il caffè nella tazzina è finito e tu resti con il gomito alzato con un'espressione scarsamente intelligente. Ma sai com'è? Più che altro è l'espressione scarsamente intelligente che mi preoccupa. Giusto, questo è il motivo per cui non bevo il caffè al bar. Ora, questi blocchi di elaborazione sono a tutti gli effetti dei pacchetti di informazione, contenuti in precisi intervalli temporali, ognuno con il suo valore interpretativo. Questi intervalli, sono intervalli di tempo, hanno una durata brevissima dell'ordine dei millesimi di secondo e sono noti con il termine di finestre temporali. Finestre temporali? Sì, finestre temporali. Ora ti pongo una domanda. Secondo te, i musicisti, durante una performance musicale,
Sono soggetti a questo tipo di percezione mediante le finestre temporali? Beh, Aristotele direbbe di sì. Se noi siamo uomini e siamo soggetti, ed i musicisti sono uomini... Bene. Un musicista distingue tra contenuto di fastidio e contenuto musicale? Sì, certo. Magari non tutti, ma la risposta è sì. Ora, poiché la musica di estrazione non classica europea, e mi riferisco a jazz, folk, pop, rhythm and blues, si avvale principalmente di sistemi elettroacustici di amplificazione, chitarra, basso, keyboard, voce, il volume sonoro può diventare una variabile incontrollata. Quindi, poter governare l'informazione musicale, mantenendo i livelli di reciproco ascolto entro limiti accettabili e confortevoli, dovrebbe essere un must. Senza dubbio. Bene. Quando tutti gli strumenti, ovvero le sorgenti musicali, sono attivi in contemporanea, si potrebbe generare un vero caos. Accade molto spesso. Bene. La prima cosa da fare, quindi, è avvalersi dell'approccio classico e contenere la quantità di energia presente nell'ambiente, intervenendo con i materiali necessari a battere rimbombi e code. Direi di sì. Quindi, per consentire loro, ai musicisti, di disporre della maggiore quantità di informazione possibile, occorre porre ordine all'interno della sala prove, evitando campi acustici caotici. Purtroppo, quella che sembra essere una ragionevole soluzione, guidata dal nostro intuito, contraddice la realtà, perché mettere ordine equivale a ridurre il disordine. Ma la fisica ci dice che maggiore è il disordine, maggiori sono le possibilità di evoluzioni di un sistema. Ovvero, c'è più informazione nel disordine che nell'ordine. A tale proposito, eminenti scienziati sostengono che la cameretta dei bambini, che è l'immagine del disordine per antonomasia, dovrebbe essere lasciata così, perché fornisce molte più indicazioni sulla componente psicologica dei nostri figli. Credo che i fisici dovrebbero interpellare le mamme prima di azzardare ogni conclusione. Sono d'accordo, ma il loro punto di vista non è errato. Se osserviamo la cameretta dei bambini, la mancanza di ordine, che noi consideriamo di tipo etico, ecco, quindi un ordine etico e dignitoso, ci sconcerta, perché essendo abituati culturalmente a pensare in modo strutturato, prima A, poi B, poi C, secondo uno schema consolidato che è di causa ed effetto, ci troviamo spiazzati di fronte alla possibilità di poter pensare qualunque cosa, istituendo ogni sorta di relazione, anche la più improbabile. Chiarissimo. Quindi cosa facciamo? Lasciamo in disordine tutti gli insediamenti degli esseri umani? No. Facciamo un'altra cosa molto più divertente. Cavalchiamo il paradosso. La contraddizione appare in quanto alla sequenza degli eventi causali, primo, secondo, terzo, si contrappone la sequenza degli eventi casuali, ovvero quelli non prevedibili, che non sono determinati a priori. Se la statuetta, di Peter Pan si trova sullo scaffale, sul secondo ripiano, dietro l'orologio a forma di ranocchio, ed entrambi gli oggetti sono dentro la scatola di plexiglass, non ci sono dubbi. Se voglio giocare con la statuetta di Peter Pan, dovrò innescare nella mente un processo che, diciamo, essere deterministico, cioè causale, per compiere una sequenza rigida di azioni per arrivare a prenderla. Se invece tutti gli oggetti si trovano sparsi ovunque, non sono soggetto a regole precostituite, se non al fatto che potrei non trovare subito la statuetta di Peter Pan. Perché? Perché c'è un casino infernale. Ma durante la ricerca della statuetta di Peter Pan, passano sotto i miei occhi potenzialmente tutti gli oggetti presenti nella cameretta. E quante sono le probabilità di generare nuove connessioni di gioco, oltre a quella predeterminata che avevo già in mente? Non sto a fare i conti, ma un numero spropositato. Quindi, perché rinunciare alla creatività del disordine a favore di un ordine etico? E all'opposto, perché rinunciare alla sicurezza di un ordine etico che ci semplifica enormemente la vita a favore di un disordine che, pur creativo, è comunque problematico? Direi che è un bel dilemma. Ciascuno opera le proprie scelte, legate anche, anzi, essenzialmente legate alla propria indole. Giustissimo. Ma in ogni caso dovremmo rinunciare a qualcosa, quindi sembra che creatività e sicurezza siano due opposti.
out, out, o questo o quello, A o B. E ricadiamo nella logica dualistica che ci impedisce di usare tutti i giocattoli della cameretta. Ti pongo la domanda. Un musicista jazz, per esempio, la cui essenza è l'improvvisazione, è più vicino alla creatività oppure alla sicurezza? Beh, se è sicuro di non sbagliare, sceglie sicuramente la creatività, si abbandona. Quindi deve avere in qualche modo aver risolto il problema della sicurezza a priori. Sì. Bene. Il percussionista ha il compito di tenere insieme la band, quindi funge da collante per tutte le sorgenti, per cui deve essere sicuro di se stesso, per infondere a sua volta sicurezza nel gruppo. Quindi, nel caso di un evento acustico con connotazioni musicali, sembra che il precedente paradosso perda di consistenza, cioè non più A o B, ma necessariamente A e B. La sola differenza è che, in questo caso, sicurezza e creatività non sono associate ad un unico individuo, bensì ai membri di una band. Ma qualunque musicista sa che nel momento in cui si fa musica, l'ensemble agisce come un solo essere pensante, un solo corpo, un solo intento, una sola voce. Quindi non c'è errore logico nel considerare il gruppo musicale come una singola persona, per la quale il paradosso cessa di esistere. Quindi creatività e sicurezza che agiscono in sinergia. Decisamente originale come punto di vista, che può sconcertare non pochi, ma in effetti non vedo un errore logico. Sì, una band è a tutti gli effetti una sola persona, dotata se vogliamo di più anima, di più sensibilità. Allora mi sono posto il problema, come fornire ad una band le componenti di sicurezza e creatività durante una performance all'interno di un ambiente di piccole dimensioni. E veniamo al dunque. Torniamo alle finestre temporali. Queste sono essenzialmente dei pezzetti del continuum temporale che delimitano con ottima approssimazione le informazioni necessarie al nostro sistema percettivo per riconoscere, nella piena accezione del termine, un evento acustico. Così come tu hai riconosciuto il rumore del motorino al brano musicale. Nel primo caso abbiamo visto che, data la natura dello stimolo, la mente non perde troppo tempo e dopo i pochi cicli temporali capisce cosa, dove e come. Nel riconoscere un evento musicale, i cicli temporali si susseguono almeno per tutta la durata della musica, ovviamente, ma se chi ascolta è egli stesso un elemento attivo, ha due necessità, sentire se stesso e sentire gli altri. Ora, ci sono mille modi di sentire per un musicista, ma ce n'è uno, e pochissimi altri, che fornisce la maggiore quantità di informazione. Maggiore informazione che non deriva più dalla presenza del disordine, ma, cosa notevole, dalla presenza dell'ordine delle finestre temporali, che innescano la sensazione di sicurezza necessaria a spezzare l'ordine ed entrare nella creatività, cioè il disordine totale dove tutto è in divenire, senza predeterminazione. Questa è la soluzione del paradosso. Bellissimo. Ma come funziona? Abbandonando il criterio classico di progettazione acustica nel dominio delle frequenze e adottando il criterio innovativo della progettazione acustica nel dominio del tempo. L'ambiente in cui realizzare una sala prove esisteva già. Quindi, in base alla geometria, ho disposto in modo strategico le varie sorgenti affinché la simulazione al PC fornisse per ognuna di esse una ottima approssimazione della sequenza delle finestre temporali teorica necessaria per riconoscere perfettamente l'evento acustico. Quindi, il posto delle percussioni non può essere occupato dal basso, il posto della sezione fiati non può essere occupato dalla voce, e così via. Ogni sorgente è rappresentata dal suo diagramma di radiazione energetico, che determina in che modo i fronti d'onda raggiungeranno le altre sorgenti, dopo quanto tempo e con quale densità. Tutto questo è contenuto nelle finestre temporali. Quindi conoscere il loro effetto percettivo è la chiave di volta della progettazione nel dominio del tempo. Diversamente da quanto si pensa, la omnidirezionalità non è una feature migliorativa di una sorgente, per esempio degli altoparlanti.
È l'effetto congiunto della direttività e del percorso acustico che determinano le condizioni di massima informazione. Posso tentare di trarre le conclusioni di questa intervista completamente fuori dagli schemi? Vai pure, il finale ti appartiene, anche perché ho parlato troppo. E d'altra parte, semplificare i concetti e rendere banale una struttura acustica che tutto è fuorché banale, sinceramente non avrebbe reso giustizia alla serietà professionale di Cellular Speakers. Allora, la favola che ha raccontato si potrebbe riassumere così. C'è un ragazzo, musicista in erba, particolarmente precoce, che ha nella sua cameretta tutti i pezzi musicali sparsi sul pavimento, unitamente a tutti gli oggetti non musicali che contribuiscono al caos totale. Lui è libero di scegliere i pezzi che vuole, ma per farlo deve muoversi nella cameretta per raggiungere di volta in volta il pezzo musicale che intende suonare. Il padre è un fisico, quindi ama il disordine di tutte quelle cose che possono evolvere in mille modi diversi. La madre, felicemente coniugata con il fisico, ma di formazione umanistica, è scevra da questa visione di brodo primordiale, di cui tutto è in divenire. Quindi, intanto che il figlio musicista improvvisa leggendo i brandelli di musica sparsi sul pavimento, lei si dà da fare per ordinare la cameretta, togliendo tutti gli ostacoli secondo uno schema preciso e ripetitivo, consentendo al figlio di muoversi senza distogliere lo sguardo dai fogli. Immagine perfetta. Complimenti, concetto raffinatissimo. In tal modo si spiega il paradosso della massima informazione disponibile in presenza del massimo ordine presente. Ossia, pensando ai due concetti come finestre temporali, in cui si muovono il figlio per creare e la madre per mettere ordine e dare sicurezza. Prossima intervista la farò io a te. Va bene Mario, grazie mille per questa intervista che è stata interessantissima. Un ringraziamento a tutti quanti, alla prossima.